Ciao Francesca, buongiorno a tutti. Tu ne sai molto di ritmo, anche la tua e i tuoi tour sono veramente una festa mobile. Beh, sai, quello che noi assieme alla mia big band ci prefiggiamo, speriamo che sia così, a quanto pare è sempre così, visto e considerato che alla fine di ogni concerto sono sempre tutti in piedi, che saltano e che ballano, ma soprattutto che non ci fanno andare via. E infatti ci dicono sempre: ma quanto dura il tuo concerto? E io non so mai rispondere, perché teoricamente dovrebbe durare 2 ore, invece va avanti finché la gente lo vuole. È sempre un'incognita, finché non smettono di ballare, e la vedo difficile, secondo me si protrae molto ogni volta i tuoi concerti. Grazie a Dio, sì. È poi una grande libidine chiaramente per il pubblico, però è una grande libidine anche per noi, no? Perché sai, comunque io girando con questa grande orchestra, con questa grande big band, è chiaro che il primo a godere di questa pressione sonora sono io, no? Quindi più dura, più gode la gente, ma più godo anch'io. Ecco, il tour ti sta portando praticamente in tutte le piazze italiane. Giovedì, tra l'altro, tu sarai a Treviso, giusto? Esatto, a Treviso, poi Peschiera sul Garda, e poi Aprilia, vabbè, insomma, comunque possono venire nel mio sito internet le persone, controllare e vedere dove siamo. Fortunatamente sì, Francesca, perché poi alla fine tu sai, come appunto dicevi prima anche di Lorenzo, per le persone come noi di ritmo, no? Diciamo così, l'estate è proprio la stagione del ritmo, e perciò per noi più concerti facciamo e più riusciamo a dare, ma soprattutto a ricevere energia per poi continuare a scrivere e fare sempre musica ritmata, che in un momento storico, in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, secondo me è anche un po' terapeutico, no? Quello, certo, che facciamo per gli altri e per noi. Sì, sicuramente è molto importante avere un po' di allegria, un po' di leggerezza, soprattutto in un momento difficile per quanto riguarda sicuramente chi vi segue, ma anche, appunto, come stai dicendo Paolo, per te il confronto con il pubblico. Assolutamente, anche perché poi un conto è scrivere canzoni, un conto poi è confrontare col pubblico e vedere che quello che avevi dentro poi è di energia perfetta, di energia positiva per gli altri. Pensa che proprio in questo periodo, no, abbiamo, assieme alla tournée, abbiamo deciso di entrare in studio per fare il disco, e ormai l'abbiamo terminato, il disco nuovo uscirà a settembre, e la cosa straordinaria è che molte persone che sono venute in studio ad ascoltare hanno detto: porca miseria, è la prima volta che sentiamo più energia nel disco che nei tuoi concerti. E questo è chiaro che mi fa un piacere enorme, non vedo l'ora che arrivi settembre per poi vedere se è proprio così, perché poi veramente il live è, diciamo, un po' come quando tu vai a dare un esame, no? Ogni, certo, sera tu dai un esame e ti rendi conto se il ritmo, l'emozione, la passione che hai messo nel tuo lavoro, se poi è vero, se riesce a trasmetterla, insomma. Esatto, perché poi è la gente, no, che alla fine decide se una cosa funziona o non funziona. A proposito della scaletta dei tuoi concerti e del tuo ultimo lavoro, c'è anche l'estratto del tuo ultimo lavoro, Senti che rom bom bom, giusto? Sì, devi sapere che quando siamo entrati in studio per fare il disco, chiaramente, premesso il fatto che l'ho fatto un po' la vintage, come si suol dire, per non dire vecchia, no? Perché abbiamo fatto tutta l'orchestra disposta come si faceva una volta, non che abbiamo qualcosa contro i campionatori o meno, per l'amor di Dio, però ci piace fare musica, no? Proprio con tutta la big band disposta. È un'altra occasione per divertirsi insieme. Sì, però poi quando suoni, chiaramente ti rendi conto se una cosa funziona di più o meno. Tant'è vero che quando abbiamo registrato Senti che rombo, abbiamo sentito che avevo un'energia pazzesca per l'estate, ho detto: ma dai, invece di uscire con l'album e tutti i singoli a settembre, facciamo uscire un singolo adesso. E devo dire che ci abbiamo azzeccato, l'energia che c'era dentro lo studio in quel momento era giusta, perché è uscito da una settimana e il brano è già, sta andando fortissimo per radio, quindi vuol dire, no, che l'orchestra in quel momento aveva ricevuto dalla musica proprio quell'energia che poi abbiamo bisogno, che è poi, appunto, come si torna al discorso di prima, l'energia che l'estate deve dare per poi passare un inverno a carico, insomma. Per ricaricare le batterie, come si suol dire spesso. Bravo. E allora sentiamola subito, l'energia del tuo ultimo singolo, Senti che rom bom bom, Paolo Belli.
vai, vai. Andiamo su spingendoci e dopo giù stringendoci. La strada è libera, rallenta e accelera. Senti che rom bom bom bom, senti che rom bom bom bom. E allora vai, vai, vai. Senti che rom bom bom, è questo il nuovo singolo di Paolo Belli che accompagnerà quest'estate. Paolo, veramente ci hai portati con Gabriele Cagliazzo e Gian Maurizio Foderaro su una spiaggia caraibica, perché la musica ha anche questo potere, lo ha fatto la tua. Grazie, che bella cosa che mi hai detto. Sì, la musica secondo me ha delle forze straordinarie, una soprattutto quella di farti, veramente con la mente portarti da un posto all'altro, e la cosa più forte secondo me che ha la musica è che ti dà perfettamente il senso di dove, ti fa ricordare dove eri, cosa dicevi, magari anche a distanza di 10, 20, 30 anni, no? La musica sì. È una fotografia micidiale. Comunque grazie, mi hai detto una cosa bellissima. E la cosa più bella è che ogni nota musicale a ognuno di noi ci può portare in un posto diverso, ci può far vivere emozioni e sensazioni diverse. È vero, è vero. Quello che fa pensare a me, pensa che una volta parlavo con un mio collaboratore e mi chiedeva come è stata la genesi di una mia canzone che avevo scritto, e quando gliel'ho spiegata è rimasto incredulo, che lui ha detto: ma no, ma invece tu hai scritto questa cosa perché pensavi a quello, quello e quello, e gli avevo distrutto tutto un suo sogno. Quindi da lì ho imparato che non bisogna mai più spiegare niente, le canzoni ognuno le deve fare proprie. Sì, e noi l'abbiamo fatta proprio perché eravamo in una spiaggia caraibica, nonostante in realtà siamo all'interno di Saxarubra. Sì. Paolo, tu sei tornato praticamente dopo 3 anni di silenzio, perché comunque sei stato molto impegnato, sì, con la televisione. Grazie a Dio, sì, mi piace molto fare televisione, non so se sono capace di farla. Beh, però direi proprio di sì, perché il pubblico ti segue anche in televisione, molto. Ma è tutto pagato, perché io vado a casa per casa. No, vabbè, ti ringrazio. Mi auguro, insomma, di continuare così, mi divido tra i palchi, giro per il mondo a fare concerti e la televisione. Sì, mancavo da 3 anni. Ma forse anche perché credo che si debba anche avere molto rispetto della musica, perciò io credo che non bisogna per forza andare sempre in studio a scrivere cose, a produrre cose, uno ci deve andare quando ha delle cose da dire. Era 3 anni che non avevo niente da dire, se non una piccola parentesi l'anno scorso dopo la tragedia che è successa nella mia terra, quindi avevo scritto una canzone per raccogliere fondi per il terremoto, a favore dei terremotati. Ma al di là di quello, se era 3 anni che non avevo l'ispirazione, quest'anno, tornando dalla tournée in Canada, mi è venuta la voglia, mi è venuta l'ispirazione, e quindi mi auguro che questo singolo, ma soprattutto l'album che da settembre sarà in giro, la gente possa gradirlo, perché poi alla fine è proprio un album sincero. Ecco, un album che appunto uscirà a settembre e che riproporrà quello che ormai è il marchio di fabbrica, il Belli Sound. Sì, questo siete voi i giornalisti, insomma, che avete detto questa cosa qua. In realtà io faccio swing e ho solo scoperto l'acqua calda, no? Però sì, lo faccio da 30 anni. E comunque sì, si baserà proprio sulle matrici swing, blues, funk, tutto quello che poi amiamo, non solo sottoscritto, ma amiamo tutto il mio gruppo, amiamo tutta la mia band. Ecco, ballare sicuramente è una caratteristica anche tua come artista, Paolo, lo possiamo dire senza adesso, problemi. Io ho il physique du roll, no? Cioè proprio hai il fisico allenato. È l'unico che mi assomiglia un po', diciamo. Ballando con le stelle, anche chissà perché ti hanno messo lì, perché giustamente è un fisico da ballerino, giusto? Certo, stava a sandire, voglio dire, è un tutt'uno, no? E a proposito di ballare, tu fai ballare nei tuoi concerti, come abbiamo detto, ma è anche un'interazione molto divertente e originale con il tuo pubblico. Ci spieghi meglio di cosa si tratta? So che prevede anche un incastro tra il pubblico, la musica, te e i social network. Sì, devi sapere che sono sempre stato molto vicino, sono molto attento al mondo della rete, tant'è vero che io chatto su internet
già dal 90, c'eravamo io, Steve Jobs e Red Ronnie, proprio non c'era ancora. No, vabbè, insomma, mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessata la rete, e allora abbiamo cercato di coinvolgere anche la rete, in questo caso nei nostri concerti. E a un certo momento cosa succede? Che ci colleghiamo tramite la mia pagina Facebook ufficiale, la mia pagina Twitter, eccetera, con tutti coloro che ci seguono, e cominciamo a postare le foto, io sono qua, chi si tagga, chi fa complimenti o chi fa critiche da casa, insomma, ci interagiamo assieme con il mondo della rete, ed è un modo per vivere, no, tutti quanti assieme, anche quelli che non hanno potuto partecipare in quel momento al luogo proprio fisicamente del concerto. Sicuramente un modo molto originale per creare un legame ancora più forte con il tuo pubblico, possiamo dirlo, dalla piazza reale alla piazza virtuale. Sì, tra l'altro, guarda, colgo l'occasione per dire una cosa, siccome migliaia di persone su Facebook, su Twitter mi dicono: ma sei sempre tu che rispondi? Sì, io ho finito il concerto, appena entro in macchina, monto in macchina, comincio a rispondere a tutti, quindi sono veramente io colui che spara le stupidate o che dice cose serie in rete. Sono originali, hanno il marchio di fabbrica. E a proposito, sì, di marchio di fabbrica, facciamo festa con Paolo Belli, ed è questo uno dei tuoi brani che ascoltiamo insieme, e continueremo subito dopo a parlare con Paolo Belli. E come dicevamo prima, questo è il bello della musica, e il bello anche del ritmo di Paolo Belli, che ci accompagnerà nel corso di quest'estate con Senti che rom bom bom, ma anche con i vari concerti che ti porteranno a girare l'Italia. Grazie a Paolo Belli per essere stato con noi. Allora, scusami, dedicato a te, ma soprattutto a tua moglie che ti sopporta, vamos alla playa di Righeira. Grazie Paolo, ciao. Grazie a voi, buon'estate a tutti. Ciao.